Troviamo la trasmissione con il titolo di Questa è la Roma da una parte, la Roma è questa dall'altra, ma è sempre questa la base. Questa è la Roma, nata, qualcuno dice per gioco, per scherzo, no, nata per hobby tanti anni fa, rimane scolpita nelle web radio. Ringrazio anche la signora Maria Luisa, tornate anche in modulazione di frequenza, signora, servono molti soldini, io non ci giro intorno, per cui trovare 1.400-1.600 euro al mese per 3 ore a settimana, lavoriamo tutti in altre situazioni professionali, abbiamo situazioni familiari, quindi vengono prima i mantenimenti delle famiglie e poi l'hobby della radio. Certo, se era un lavoro, una professione, è chiaro che ragionavamo in maniera differente. Allora, il nostro circuito è Run Radio, radio audio antenne nazionali, a cui fa parte anche RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, Stap Radio di Stefano Tini, Radio Ballerina 1 di Tony Mantineo e via via tutte le altre, anche Audio Radio Friuli Venezia Giulia Nord-Est, che in questo momento sta immettendo il suo segnale, quindi da qualche parte si sentirà la mia voce, da altre la voce di Marco in diretta da Udine, ma va bene così perché il circuito ha 10.000 canali diversi ed è giusto che sia così. Mi dicono che la puntata sul Messina sta andando in onda da San Pier Niceto di Messina, quindi chi vuole può andare su Niceto Radio Web TV. Ci fermiamo qui perché dobbiamo ritornare a Questa la Roma con un grandissimo amico che fa anche una strage di ascolti, una marea d'ascolti. Io me lo vorrei far spiegare il segreto. Credo qual è. Massimo Penzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Roberto. Buon pomeriggio. Allora, innanzitutto, questo alto gradimento di ascolti te l'aspettavi? Costante, poi, no, soprattutto? No, assolutamente no, perché, ripeto, io sono una persona, non sono né un opinionista, né un giornalista, né tantomeno conosciuto nelle radio romane, quindi io... Ho cominciato a parlare qui per web radio con te, insomma, ecco. Ma questo è il segreto, amici, no? Mi fa piacere, evidentemente dirò qualcosa di giusto, molti che ascoltano non condivideranno quello che dico, ma insomma questo è nella loro... Guarda, ti posso dire che io nel Tazzebau, perché di liceale memoria, quindi nella bacheca privata, ho ricevuto 10 commenti, soprattutto sul tuo WhatsApp, no? Della dopo partita Benevento, ne hai solo 2 discordanti, tutti gli altri concordano con te. Però si fa tesoro sia di quelli che concordano che di quelli che non sono convergenti con le tue opinioni, no? Perché giustamente se c'è interesse ad ascoltare questa voce radiofonica, che è quella di Massimo Pezzo insieme a tante altre, vuol dire che cattura l'interesse e suscita, come dico io, un momento di riflessione sulla Roma, che è una cosa effimera. Poi, quando troveremo tempo necessario da una parte e dall'altra, torniamo a tamburo battente anche sull'attualità, perché lì ce ne sarebbe da dire altro che la Roma. Però in questo dobbiamo stare attenti a come parliamo, però. Sì, in questo momento. Vabbè, ma se si usano frasi normali e tranquille, che ne so, io posso dissentire dal signor Di Battista del Movimento 5 Stelle e convergere con le idee della Meloni. Posso divergere dalle idee della Meloni e andare verso il Movimento 5 Stelle. L'importante è non offendere né calunniare. Tant'è vero che noi, un signore che faceva parte del nostro staff, noi ricordavamo sempre questo, dice, perché voi volete tagliare le ali alle mie idee? No, bisogna saperle esprimere a microfono acceso, perché poi a microfono chiuso ognuno di noi ha un'indole, uno spirito, un istinto, oppure a volte rabbioso. Quando si sta davanti a un microfono acceso, almeno così a me hanno insegnato, bisogna saper moderare il proprio linguaggio sotto tutti i profili, da quello sportivo a quello politico. E penso che... Sì, hai ragione, ma io era riferito più a me che a te. No, per carità, guarda che ti dovrei dare qualche biglietto d'invito per altre circostanze, tu dirai, quello è Roberto che sento per radio, no, non può essere, perché tante volte mi accendo pure io e tante volte mi rendo conto di aver superato anche i limiti, perché lì per lì quando hai il sangue in testa poi non ti fermi, non riesci magari a calmarti. Dico solo un inciso, cioè inneggiare alle foibe, non so se sia da vigliacchi, da cretini, da stupidi. Foibe e fosse ardeatine sono 2 massacri che sono ignobili per l'essere umano, penso che questo sarebbe veramente un discorso, una
discorso su cui parlare, non basterebbe una giornata intera. È vero. Purtroppo... Però sono due atrocità che dobbiamo condannare in qual maniera. Ma il fatto è che si fa gara, no, quella hanno fatto i comunisti, no, quella hanno fatto i fascisti. E che c'entra, sempre atrocità sono. Invece di stabilire, di avere un denominatore comune, cioè la matrice della violenza, si parla di schieramenti, quindi questo ti fa capire, esatto, a che livello è giunto il popolo italiano. È vero. Allora, mancano 23 ore all'inizio della partita Udinese-Roma, non dobbiamo farci trarre in inganno dal risultato di Roma-Benevento, anche perché il primo tempo era una Roma inguardabile, e poi soprattutto c'è la trasferta in Ucraina per la Coppa dei Campioni, quindi influirà la trasferta di Coppa dei Campioni, tireranno i remi in barca i romanisti, i giocatori della Roma, oppure daranno una lezione all'Udinese e porteranno a casa 3 punti? Ma se dovessero tirare i remi in barca perché pensano alla trasferta con lo Shakhtar Donetsk, sarebbero non giocatori da Roma, sarebbero giocatori da squadre minori, perché bisogna inculcare la mentalità a questi super professionisti, questi professionisti super pagati, che le partite si giocano tutte e una per volta, senza pensare a quella che viene dopo, se no non si cresce mai. Le partite vanno giocate tutte, non risparmiare i giocatori perché dobbiamo pensare al campionato, come ha fatto il Napoli di Sarri, che poi alla fine rischierà di trovarsi con niente in mano, perché che possa vincere lo scudetto c'è la possibilità, ma io vedo ancora favorita la Juventus. Oh, deve fare gli scongiuri che la Juventus vada fino in fondo in Coppa dei Campioni, allora sai com'è, dividere. Questo, se la Juventus alla luce del risultato col Tottenham viene eliminata, perché è possibile che sia eliminata, visto che in Inghilterra sono ancora più forti quelli, e a quel punto c'è solo il campionato, a parte la Coppa Italia, e dopo sono dolori per il Napoli, quindi non si possono mettere una squadra che vuole crescere, una squadra che vuole far parte e sedersi al tavolo dei club europei più importanti, ma in modo permanente e non sporadicamente, deve imparare a vincere sempre, deve imparare che tutte le competizioni sono importanti, anche quando fanno gli allenamenti primavera contro prima squadra. È vero. E così cresce, è vero, la mentalità. E il Napoli ieri sera Sarri ha sbagliato e ti ha fatto vedere che le seconde linee sono altro che seconde linee, sono terze linee, terze o quarte. Ma, ha preso 3 gol, sì, da una squadra, sì, che è vero che gioca bene. Allora, ritengo che Sarri sia un allenatore nella media, anche bravo, per carità, però momentaneamente viene troppo esaltato e divinizzato. Prima di essere un allenatore a livello europeo e mondiale, Sarri deve ancora percorrere molta strada. Qualcuno me l'ha paragonato ad Arrigo Sacchi, ma Arrigo Sacchi è di un'altra pasta. Nils Liedholm gli dà 10-0, insomma, a Sarri, parliamoci chiaro. È un buon allenatore, un buon per allenatore, carità, ma quello nessuno lo nega. Di essere, sì, sì, però ha dei limiti importante, che forse dovrebbe abbattere, perché quando tu mi snobbi delle partite di Coppa così, boh, non lo so sinceramente. Ed è lo stesso discorso che abbiamo fatto dopo Roma-Torino di Coppa Italia con i nostri, perché non era un Torino all'altezza della situazione, è stato un Torino attento e guardingo che ha saputo colpire e con merito è passato al turno successivo, poi impattato nella Juventus e lì è finita. Però, ripeto, era una Roma che aveva un po' preso sotto gamba quella partita. Allora, la paura, tra virgolette, calcistica di domani, è che noi troviamo un Udinese compatta, un Udinese che sa il fatto suo, e poi da quando è arrivato Oddo, che noi ricordiamo come giocatore del Milan e della Lazio, anzi della Lazio e del Milan per essere più esatti, ha trovato veramente il bandolo della matassa, ha trovato un sistema di gioco dove tutti questi calciatori più o meno famosi che più famosi, riescono a giocare con un collettivo incredibile. Poi c'è pure la partita che perdono, ci mancherebbe. Però l'Udinese, da quando se n'è andato Del Neri, che aveva dei sistemi un po' dittatoriali come allenatore, come allenamenti, l'Udinese è rinata, è rifiorita. E la Roma? Sì, è stato un cambiamento. E la Roma che fa, la Roma? La Roma, siamo sempre lì aspettando che la Roma dia continuità al suo gioco, dia continuità ai risultati.
andiamo a vedere le partite della Roma, che poi non, in questi due mesi che non ha fatto risultati eclatanti, anzi ha perso un paio di volte e mi pare che anche vittorie poche, ma non è che abbia sempre demeritato il pareggio o la sconfitta, perché io ho nella mente la partita con il Chievo, abbiamo preso a pallonata il Chievo eppure non si è riuscito a vincere, quello va bene, è bravura del portiere e sei stato poco preciso te, però la Roma non è che ha giocato male quella partita col però Chievo. Sul rovescio della moneta abbiamo di fronte alla nostra memoria anche Roma-Atalanta, o mi sbaglio? Ma era la stessa Roma-Atalanta, ecco, quella Roma-Atalanta, la partita che io non ho mandato giù e non ho digerito, per un semplice motivo, perché quella è una partita che tu perdevi 2-0 il primo tempo, il secondo tempo sei entrato in campo e hai fatto subito il gol con Dzeko, hai segnato, mi pare, sì, con Dzeko, mi pare, sì, che ha segnato, mi sembra di sì. Ecco, subito 2-1, avevi 40 minuti, in altri tempi la Roma degli operai, la Roma degli annoni, senza scomodare tanti giocatori di questo tipo, ma quella si buttava a testa bassa, ti metteva dentro l'area di rigore e creava 10-15 occasioni da gol. Anche perché era 11 contro, era 11 contro 10, eh? Esatto, non hanno avuto nessuna reazione, questo che mi ha dato fastidio. In quella partita hanno segnato subito e non hanno avuto nessuna reazione. Quindi voglio dire... Poi adesso tutti contenti, ma non la Roma in genere in tutte le partite che ha fatto, perché molte ha meritato, meritava di vincerle, le ha pareggiate, altre sì, meritava sì, di pareggiarle, per carità, però perse, adesso in questa crisi della Roma attuale, anche il primo tempo di Roma Benevento è stata una squadra inguardabile, cioè sti calciatori che indossano la maglia giallorossa, ma 90 minuti nelle gambe ce l'hanno sì o no? Perché io mi pongo anche questo interrogativo. Ma io non lo so, questo non entro nel merito del hanno il fiato, perché non un tempo lo regalano agli avversari, ormai è una costante, non è che dice una partita andata male, loro ti giocano quel lasso di tempo dove se riescono a realizzare i gol bene, se non riescono la partita è andata. Sì, ma non è che loro entrano in campo e non giocano nel primo tempo perché sono stanchi o perché pensano che sennò il secondo tempo non ce la fanno. Evidentemente c'è qualcosa che scatta nella loro testa o in un sistema di gioco o in delle posizioni in campo o tanti altri motivi che fanno sì che la Roma sia carente o mancante in determinati periodi della partita, perché se fosse un problema di gambe allora non giocherebbero, non correrebbero il secondo tempo, non correrebbero fino alla fine, cioè come è successo altre volte, oppure scompaiono improvvisamente per un tempo e poi riappaiono come dal nulla. E questa è una questione di probabilmente caratteriale, di mancanza di carattere da parte di alcuni giocatori, di giocatori alcuni troppo sopravvalutati e magari non è così. E poi ci può essere tutto un insieme di cose, l'allenatore che magari non si è fatto capire il primo tempo quello che voleva, non trovano le posizioni, non lo so, dipende da tante cose, però fatto sta che tu giocando così perdi punti in continuazione. La Roma, per farti capire quanto ha fatto Caraghiri, che in due mesi che ha vinto mezza partita si trova a un punto, si trova al quarto posto e a un punto dall'Inter. E dalla tanto osannata Lazio, la quale è stata dipinta come la squadra di fenomeni, la squadra che spaccava il mondo, si è trovata con tre partite, ha perso tutte e tre partite in fila, ha perso la Lazio. Senti, io per non saperne leggere e scrivere, perché qui è chiaro che la Lazio non l'analizziamo, analizziamo la Roma, però mi sembra la solita Lazio che parte con le marce innestate nel girone di andata, quindi sembra che questa squadra chissà dove debba arrivare, e poi piano piano si va a spingere. Io spero per loro poi che Simone Inzaghi trovi il bandolo della matassa, non lo sto dicendo come tifoso, lo dico come osservatore, perché è la Lazio di sempre, nel senso che Simone Inzaghi gli ha dato un gioco, le ha dato un gioco chiaramente d'insieme, però vuoi per varie vicissitudini, vuoi perché la stanchezza comincia a farsi sentire, anche la Lazio ha un'autonomia fino a un certo punto. Cioè, possibile, poi adesso qui entro più in generale, possibile che solo in questa città noi abbiamo due squadre che vanno a corrente alternata? Qualcuno mi ha scritto, ma Milano, Milan, Inter non è che vadano meglio, questa Milan e questo Inter no, però ci sono state annate dove Torino e Milano con Juventus, Torino, Milan, Inter facevano i primi quattro posti e noi lì a guardare come le stelle di Archibald Joseph Cronin. Sì, ma io non lo so se è un problema della città, un problema di questo ambiente, tutto compreso,
inutile ripetere sempre le stesse cose dai giornalisti al tifoso, all'ultimo dei tifosi. Il fatto sta che non si riesce ad avere una continuità in questa squadra, e questo mi spiace. È vero che è stata anche un pochino sfortunata la Roma, no? Con i vari infortuni, anche infortuni ripetitivi come Florenzi, rientrato da infortuni al legamento, si stava per rientrare e si è rotto nuovamente, e tanti troppi infortuni. Abbiamo il terzino destro ufficiale Garzlop, abbiamo Garzlop che sta fermo, non sappiamo, ma non solo Roma, insomma lo stesso Schick che noi abbiamo comprato, ancora dobbiamo vedere. Ma Schick per domani il girone di ritorno, cioè, allora dire, ti posso dire che Schick per domani è pronto anche per la gara di Coppa dei Campioni, poi poi si riferma per altre tre partite. Quest'anno è così. Che cosa dipende? Dipende dalla preparazione, dai preparatori, dallo staff tecnico, dipende probabilmente la struttura muscolare non è al 100% del top, non è al 100% della forma fisica, perché se basta un affaticamento o una botta ricevuta, perché a pallone si prendono e si danno i calci chiaramente, che subito c'è lo staff sanitario che si mette in allarme rosso, qualcosa non mi torna il conto. Io alla causalità non ci credo, non è possibile. Quando in una società si ripetono frequentemente sempre determinati infortuni, sempre ascitri continui, c'è qualcosa che non va. Qualcosa che non va. Sarà il campo? Saranno i campi di Trigoria? Sarà il clima? Sarà la preparazione? Non lo so. Però non è possibile che i giocatori della Roma sistematicamente, quello è infortunio muscolare, hanno un infortunio. È vero che De Rossi è pieno di cicatrici nel soleo della gamba, ma è vero pure che lui ogni tanto si ferma e quando gli prende il infortunio sta un mese e mezzo fuori. Cioè, eppure questo è un'altra cosa da valutare. Evidentemente c'è qualcosa che non vale la preparazione. In questo caso il suo fisico, forse logoro sotto certi punti di vista, avendo ormai 35 anni e avendo fatto partite, tante partite sia con la Roma che nazionale, evidentemente a questo punto è un giocatore che è soggetto ad infortuni. Ma gli altri, gli Schick, però ti si ferma un problemino e sta fermo un mese. E qui, cioè, non credo alla fatalità, non credo alla casualità. No, assolutamente. Che c'è qualcosa che non va o nella preparazione o nei campi di Trigoria o nelle scarpe. Molti hanno paventato il rischio che possa essere questi infortuni, soprattutto ai legamenti, siano dovuti alle scarpe, al tipo di scarpe che indossano in questo momento, che portano alla rottura dei legamenti. Ma se ne fanno tante delle congetture. È vero anche che siamo di fronte a un calcio più atletico, però, no Massimo? Sì, ma noi ne possiamo solo riportare quello che leggiamo, quello che sentiamo. No, ma io dico come telespettatori. Beneficio di inventario, non è che posso credere. No, adesso come telespettatori. Che mi rompe il digamento. Se ti capita di vedere una partita degli anni 70, sembra che sia l'altro secolo, però ogni tanto Rai Sport le rimanda. Ho rivisto un Inter-Roma, che mi pare fosse finita 1-0 per l'Inter di Milano, però ho voluto vedere il gioco, tanto il risultato si sapeva, non era la gara attuale che ti sta col fiato sul collo, con il cuore in gola. E effettivamente i giocatori correvano di meno, mantenevano di più le posizioni, sembrava di vedere un grande biliardino. Però non era un calcio noioso, perché oggi dicono no, era noioso, è questo il calcio vero. E invece pure lì c'era il momento buono, insomma, dell'azione di gioco, del gol, di tante altre cose. La prima rivoluzione fu portata addirittura da Nils Liedholm negli anni 2000, negli anni 2000, sono arrivato io, nell'epoca che la Roma vinse lo scudetto. A fine 70, 82, noi abbiamo vinto nell'82 lo scudetto e diciamo che gli anni... Un altro ce l'hanno rubato, vabbè, ma quello fa parte ormai della storia, cioè fa parte del nostro copione, le cose ce le devono anche rubare per sudarcele due volte, vabbè, succede, però era un gioco anche quello. Ma sì, sì. Oggi è tutto sullo sforzo molto più sul fisico, sulla velocità, oggi sono i giocatori sono degli atleti, possono fare tutti, a momenti possono fare wrestling, nei vedi che sono tutti sculturati, tutti con la tartaruga, una volta c'era anche la pancia quando giocavano, quindi voglio dire, non è che
è cambiato il ritmo, ecco, il ritmo è sicuramente è stato accentuato in questo momento, è più frenetico, più velocità e più atleticità, però questo è chiaramente porta a più infortuni, però non mi spiego perché sistematicamente la Roma ha almeno un infortunio muscolare a settimana. Cioè, voglio dire, c'è qualcosa che non va. È vero. Poi altra cosa che abbiamo notato, no? Io posso capire che il gioco deve essere moderno, spumeggiante già da quando riparti dalla tua area di rigore, ma se tu cominci a costruire l'azione dalla tua area di rigore e gli avversari ti pressano, rischi di perdere il pallone e gli avversari magari possono anche segnare. Se giri sempre le spalle a centrocampo perché la difesa è corta, quindi scorri sempre al ritroso, rischi poi di fare magari clamorosi autogol, e qui mi riferisco a tutte le squadre, non solo alla Roma. Forse qualche tassello classico bisogna reinserirlo, cioè io dalla difesa voglio ricostruire l'azione, ma se vedo gli avversari io quella palla la devo far volare, devo spazzare, non posso sempre appassare al mio compagno che sta lì a 2 metri, poi quello vuole fare il dribbling, quell'altro vuole fare magari lo speciale e si perde palla dentro l'area di rigore o nei limiti della nostra area di rigore. Ma sai, un allenatore, dunque, intanto noi avevamo messo in preventivo che il cambio di allenatore, l'arrivo di Francesco avrebbe comportato dei tempi più o meno lunghi affinché i giocatori assimilassero questi nuovi insegnamenti, nuove tattiche e nuovo modo di stare in campo e di muoversi. E sembrava che ci avesse messo poco tempo, perché la Roma fino alla partita con il Genoa aveva fatto stava facendo un ottimo campionato con la qualificazione in Champions da prima in un girone di ferro, poi improvvisamente si è spenta la luce, improvvisamente sembra che questi giocatori non sappiano più dove andare, un po', ripeto, complice gli infortuni, un po' quei giocatori che sono scaduti di forma, forse lo stesso Di Francesco ha chiesto troppo a determinati giocatori, cioè potrebbe essere benissimo, certo. Hai capito, a metterli in determinati ruoli dove loro non sono in grado di poter giocare in determinati ruoli, metti che oggi sembrerebbe che abbia trovato l'esterno alto in Under Gengis, che sono già 3 partite che fa tutte ad alto livello, in 2 ha segnato, in 1 con la Sampdoria non ha segnato perché la sfortuna si è accanita contro di lui, prima perché ha tirato un pallone che ha preso in fascia Viviano, quello ha tirato a 1 metro dalla porta, l'ha preso in fascia, e la seconda perché quello gliel'ha fermata con la mano, gli è stato dato rigore alla Roma, se no lui aveva fatto altri 2 gol pure che la Sampdoria. Quindi il giocatore evidentemente tecnicamente c'è, evidentemente è un ragazzo che ha voglia di emergere, di giocare, e dovrebbero avere tutti la stessa voglia, secondo me, per uscire fuori da questa impasse. Io non lo so, guarda, parlare della Roma diventa sempre un esercizio molto difficile. Ma diventa sempre più complicato poi. Più complicato, perché quello che dici oggi va bene fino a domani mattina magari, e dopodomani già non vale più. Ora facciamo pronostici su Udinese e Roma, partita che comunque è una partita dura, una partita tosta come tutte le partite in Serie A, e Benevento Docet, no? Sì, perché, sì. Ecco, quindi non possiamo dire, almeno per la Roma sono tutte partite difficili, perché è la Roma che se le rende difficili, la Roma se le complica perché non riesce a chiudere le partite, perché non riesce a imporre il suo gioco, perché tira 100 volte in porta e fa un gol soltanto, quindi qui non possiamo andare dire colpa di chissà chi, è colpa della Roma, è colpa dei giocatori che non sono in grado o non riescono a concretizzare quello che mettono in campo. Massimo, altro punto? Pronto? Sì, dicevo, altro punto che stai focalizzando? Cioè, è quello, oltre questo, il fatto che loro intanto non riescono a concretizzare tutta la mole di lavoro che fanno, poi oggi ti fanno una grande partita e la prossima magari tu li vedi che sono ridicoli, no? Oppure che per un tempo spariscono. Allora, questi devono mettere in te che Di Francesco deve, che ha il polso della situazione, deve cominciare a capire che ha giovani molto interessanti, giovani che secondo me hanno in prospettiva un futuro
radioso se mantengono testa e gambe, e ti posso dire tre nomi a caso che sono Schick, Gerson e Under. Sono tre giovani, tutti e tre di 20 anni, va bene? Schick mi sembra che sia il più grande forse, ma che hanno una tecnica sopraffina, che se dimostreranno quello che hanno senza perdersi, la Roma ha veramente un potenziale incredibile sotto mano. A questo poi ci deve mettere giocatori come Florenzi, giocatori come Alisson, giocatori lo stesso Caprella, che a me non dispiace, non è un fuoriclasse, ma non dispiace, perché è uno che in campo lotta, e lui deve capire di Francesco che è ora che se qualcuno non rende per quello che deve rendere, lui deve avere il coraggio di prenderlo e metterlo in panchina, anche se è un senatore. Abbiamo altri due minuti, poi sfumano il collegamento da Stapp Radio, però voglio farti una domanda provocatoria, come la faccio io di solito. Comincio a essere stanco degli americani? No, io non sono stanco degli americani per un semplice motivo, perché dopo c'è il nulla. Dietro gli americani c'è il nulla. Noi dimentichiamo troppo in fretta, noi tifosi della Roma, e siamo tutti critici, ma dimentichiamo quello che era la Roma prima degli americani, dimentichiamo che era sul loro fallimento, che ne dica Rossella Sensi, ma la Roma era in mano a Unicredit, quindi più che Roma era l'Ital Petroli che era in mano a Unicredit, il gruppo, la casa madre, diciamo, di Sensi, però, e Roma faceva parte dell'Ital Petroli. Ma però, allora, dalla prima pagina siamo andati alla seconda, allora, ci hanno tirato fuori delle sabbie mobili, grazie americani. Adesso però, se ci fosse un acquirente più facoltoso, sarebbe il momento anche all'acquirente non c'è, Robè. Se l'acquirente ci fosse sarebbe un discorso, se fosse sarebbe da valutare, però io preferisco, siccome la Roma la seguo da quando sono nato, e la Roma è sempre stata, quelle poche volte che aveva una grande squadra, è durata lo spazio di una stagione, massimo due stagioni, è vero, ha sì, mai sì. vinto due scudetti consecutivi quando li poteva vincere, sia la Roma di Lidom che la Roma di Capello, non sono riuscito ma anche a quella di Sven Goran, ricordiamoci quella di Eriksson che perse lo scudetto all'ultima giornata in Roma-Lecce, la perse con Roma-Lecce, perse con una squadra già retrocessa, ricordiamoci il signor Capello che pareggiò a Venezia con una squadra retrocessa 2-2, che quell'anno fece 13 pareggi con tutte le squadre che stavano sulla parte destra della classifica. Beh, io mi sono stufato di vedere quella Roma, io mi sono stufato, ma quello è frutto, secondo me, della cattiva gestione societaria, senza togliere niente a Dino Viola e a Franco Sensi, due presidenti che ho amato e ricorderò sempre. Ma la Roma, se non ha vinto niente, perché non c'era il polso, e nonostante questi due presidenti stessero sempre col fiato sul collo ai giocatori, ma c'era troppo permissivismo nell'ambito della Roma, perché quelle squadre trapiantate a Torino dalla Juventus avrebbero vinto almeno 5 scudetti di fila e forse avrebbero fatto altre finali di Coppa dei Campioni. Questo a Roma non avviene, allora io voglio che ci sia una persona che dia continuità a questo progetto, e secondo me gli americani hanno tutte le carte in regola per farlo. Lasciamo stare che loro adesso si vendono i giocatori perché devono rientrare in parametri UEFA, ma dobbiamo anche dire che hanno ereditato una Roma che aveva un grosso debito, quindi se loro per 5 anni ti mantengono la Roma al livello dei prime squadre di Serie A, arrivando 3 volte seconda e una volta terza, avendo davanti una squadra trita tutto, io credo che loro abbiano fatto quello che devono fare. Certo, anche a me mi piacerebbe oggi vedere la Roma con Alisson, Marquinhos e Benatia, Panic, Salah, cioè mi piacerebbe anche a me, no? Mi piacerebbe vedere questa continuità. Però la continuità, stai tranquillo, che la Roma stanno portando, la Roma traghettandola alla costruzione dello stadio, che sarà il punto massimo in cui la Roma, secondo me, comincerà a sedersi al tavolo delle grandi d'Europa. Perché questo è il progetto di Pallotta, non è un progetto fatto per guadagnare. Certo, non è venuto qui a portare i soldi e dire vado alla Roma, ragazzi. Che sono tifoso della Roma. Io sono un manager, sono un uomo d'affari e quindi come tale devo fiutare l'affare. Però non venissero a dire che non mette soldi nella Roma, perché lui adesso ha fatto un altro, ha messo dei soldi nella NEP, che è la società controllante della società Roma, esatto, costruita ad hoc per lo stadio. Va bene, questa società è stata costruita, a cui sarà intestato lo stadio, la NEP. E di questa NEP, NIP, non so come si scrive, NEP, ed è
La Roma fa parte di questa società, è controllata da questa società e ha messo dei soldi dentro questa NEP, e questi soldi possono anche andare ad aumentare il capitale sociale della Roma. Questo significherebbe che a giugno la Roma non venderà dei big, ma venderà dei giocatori, diciamo, meno importanti, va bene? E quindi questo vi dimostra la volontà di Pallotta di costruire una grande Roma. Poi, al di là di quello che dicono alcuni prezzolati e alcuni faccendieri che gravitano nell'orbita dell'informazione romana, no? Che hanno tutto l'interesse, non so per quale motivo e quale interesse, a criticare e affossare la Roma, e dietro si porta una serie di stupidotti, va, diciamo stupidotti tifosi, che prendono quello che dice questo personaggio o questi personaggi e criticano, massacrano le persone, trovano il pelo nell'uovo, offendono pesantemente sul personale, giocatori e tutto. Quando questo bisognerebbe ricondurlo tutto al calcio, e quando questa gente, i giovani non lo sanno, ma si dovrebbero ricordare di quella che era la Roma, di quello che è stata la Roma, si dovrebbero ricordare delle formazioni della Roma, capito? Formazioni impresentabili, giocatori che non so come hanno fatto ad arrivare in Serie A, eppure io, Massimo Penso, non ho mai criticato, non ho mai offeso nessuno e ho sempre sostenuto la Roma. Questo è il tifoso romanista, non sono i tifosi romanisti questi che passa, che aprono bocca e offendono, perché queste sono gente che dovrebbe andare a sfogare i propri istinti da qualche altra parte, secondo me. Parole sante e sacrosante, caro Massimo. Attendiamo allora domani pomeriggio questa Udinese-Roma, poi in attesa chiaramente della trasferta in Coppa dei Campioni. Massimo, come ho detto già a Luigi Pasculli, lo dico anche a te, quando ti è possibile, dopo la partita, un WhatsApp audio che poi noi lo riproporremo qui in radio. Va bene, volentieri, volentieri, va bene. Grazie, buon fine settimana, un saluto alla tua gentilissima signora, a Valentina e Mario e le loro rispettive famiglie, e naturalmente Forza Roma, ci sta, ci sta tutto al 100.000%, sempre, sempre, sempre. Grazie Roberto, grazie a te, un salutone, un abbraccio, Forza Roma. E buon fine settimana. Grazie, ciao, altrettanto, ciao. Ciao Massimo, grazie, ciao ciao. Ringraziamento così e buona serata a Massimo Penso. Tra un po' il prossimo collegamento, rimanete con noi, grazie.